stata una scelta che abbiamo condiviso con la produzione, la distribuzione e la regia soprattutto, volendo anche interpretare quello che è stato il messaggio, che poi chi verrà, chi vorrà vedere il film lo potrà riconoscere subito, che è un messaggio molto esplicito verso i giovani, e per cui abbiamo scelto di invitare, questa è una serata inviti, quella del 19, di invitare una ricca partecipazione giovanile. Questo messaggio culturale verrà rivolto prevalentemente a giovani provenienti dai quartieri più difficili della regione, del territorio, diciamo, napoletano, per cui abbiamo sia le grandi periferie come Scampia, Sanità, Barra, Ponticelli, Forcella, da queste, diciamo, aree qui, ma anche i ragazzi che stanno facendo dei percorsi del circuito della, che sono sottoposti a restrizioni della libertà, ma che hanno già, diciamo, superato molte prove e che sono in procinto, diciamo, di reinserirsi nella vita libera. Questa è stata una sfida, come tutte le cose belle della vita, è stata una sfida raccontare Pino Daniele in modo, secondo me, non oleografico, in modo appassionato, con la cosa fondamentale della musica di Pino e del suo mondo poetico, cioè il sentimento. Il sentimento è una cosa che non si può spiegare ed è una cosa che in molte lingue assume un nome diverso. È un blues, oppure il fado, oppure il duende o la saudade per i brasiliani, però è sempre la stessa cosa, è quella cosa vera che arriva dall'anima, e l'anima è la cosa che fa la differenza tra Pino e gli altri artisti.